Climas 2019, siamo qui con l'ingegner Pasquale D'Andria, direttore tecnico e marketing di Ursa Italia, all'interno di uno spazio che vi vede impegnati per il secondo anno, uno spazio dedicato, Climas 2019, Isola Ursano. Quali sono le novità che state presentando per quest'anno 2019 in questa fiera d'eccellenza per quanto riguarda appunto l'efficientamento energetico? Allora, noi non abbiamo, questo è il secondo anno come sottolineato Fabio, non abbiamo presentato delle novità in termini di prodotto, o meglio, non l'abbiamo voluto neanche presentare. Questo nostro impegno per il secondo anno si trasforma in questo concetto di Isola Ursa, quindi uno spazio esterno alla fiera di Bolzano, alla fiera del Climhouse, in collaborazione con la stessa, per cercare di fare sempre di più formazione e informazione su temi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Questo è quello che un'azienda come Ursa si è prefissa di fare come obiettivo per il 2019 e ancora di più. Quindi ci siamo impegnati in un ciclo di eventi molto molto serranti, molto stretti, dedicati agli studenti con l'isola didattica, dove hanno parlato e parleranno i glaciologi del Muse, abbiamo vari contributi tecnici, vari contributi legati all'ambiente. Nelle fasi pomeridiane abbiamo invece dei convegni dedicati ai tecnici del settore con dei primari nomi di importanza di studi architettura e di persone impegnate nella sostenibilità in senso anche trasversale, insieme a un concetto di comunicazione che l'energia migliore, l'energia più sostenibile per noi è l'energia risparmiata, quindi il non consumo di energia. L'impegno invece relativo ai prodotti dall'anno scorso e in futuro, per quanto ci riguarda, andrà sempre di più nell'implementare all'interno delle tecnologie l'utilizzo di energie rinnovabili. Questo mi sembra molto interessante perché, come dire, si va a chiudere un cerchio che Ursa ha sempre cercato di portare avanti e sta sicuramente portando avanti in maniera molto, molto efficace, quindi il concetto della sostenibilità oltre che delle prestazioni, concetti che già abbiamo portato all'interno di formazione web e in vari seminari online, e quindi questo mi sembra molto, molto importante e interessante non solo per i progettisti ma proprio per la comunità e proprio per la società. Quindi ringrazio ancora l'ingegner Pasquale D'Andria, grazie mille Pasquale. Grazie. Ricordo, qui Isola Ursa, Climas 2019. Alla prossima, ciao!